Giulietto Chiesa per pandoratv.it. Brutte notizie. Questa notte siamo arrivati a un passo da un nuovo conflitto che è più grave di tutti i precedenti degli ultimi anni, indubbiamente. Durante la notte, secondo le notizie che arrivano da fonti molto autorevoli come il New York Times, il Washington Post, la Fox News, eccetera, c'è stato un duro confronto all'interno dell'amministrazione americana tra chi propendeva per un attacco diretto militare degli Stati Uniti sul territorio iraniano e chi era contrario. Non abbiamo elementi oltre ai pettegolezzi, diciamo così, che sono arrivati alle orecchie e nella penna di questi importanti giornali americani e quindi non ci pronunciamo. A quanto pare l'occasione per arrivare a questo forte confronto interno è stato l'abbattimento dell'Iran di un drone americano che stava sorvolando il territorio iraniano o nelle acque territoriali iraniane. Gli Stati Uniti hanno negato questa circostanza e tuttavia un fatto incontestabile è che l'Iran ha mostrato i pezzi recuperati sul suo territorio del drone, quindi la smentita vale quello che vale, poco cioè. Quali siano le ragioni che hanno spinto il presidente americano poi a ritirare l'ordine di bombardamento, oppure c'è la versione più soft che si sarebbe trattato, tutto questo sarebbe una commedia per verificare quali sarebbero in caso di attacco le reazioni della comunità internazionale e che quindi non c'era un vero pericolo di guerra. Questa è possibile, è un'ipotesi, ma tutta questa situazione aumenta il pericolo di guerra, comunque ci avvicina alla guerra. Quindi, se si sia trattato di un bluff per verificare come si regolerà la comunità internazionale in caso di attacco americano sull'Iran, oppure no, vedremo, lo vedremo, non lo sappiamo ancora. La situazione è comunque molto chiara. Il capo dei guardiani della rivoluzione, Qasem Soleiman, se lo pronuncio bene, ha spiegato recentemente agli americani con tutta chiarezza, perché tutti sentano e ascoltino, che in caso di un'operazione del genere gli Stati Uniti non sarebbero comunque in grado di garantire più la navigazione all'interno del Golfo Persico, che come sappiamo, basta guardare la carta, confina con l'Iran stesso, cioè le coste iraniane sono sul Golfo Persico e quindi tutte le petroliere che transitano in quell'area sono sotto il tiro dei missili e degli aerei iraniani. Quindi se dovesse accadere quello che accadrà, quello che viene ipotizzato, noi ci troveremmo di fronte, nello spazio di poche ore, di fronte al blocco completo della gran parte dei rifornimenti petroliferi che nutrono le industrie dell'Occidente, dell'Europa in primo luogo, ma di gran parte del mondo. Vorrei che fosse chiaro che questa è una eventualità devastante per gli equilibri internazionali e pensare che in questa situazione la guerra resterebbe una scaramuccia grave, per quanto grave, sulle rive iraniane del Golfo Persico, io credo che sia una risoluzione, un atteggiamento del tutto avventato, del tutto avventato. Quindi non credo che si debba scherzare in nessun caso e vorrei dire a tutti quelli che fanno finta di non sapere quali sono i rischi che stiamo correndo per la politica americana che invece occorre agire, agire il più in fretta possibile. Tra l'altro uno dei più importanti generali iraniani, il generale Ajizadeh, comandante in capo delle forze aerospaziali, ha rivelato che a fianco o comunque non lontano dal drone che è stato abbattuto c'era un aereo militare, spia americano, che secondo l'ufficiale iraniano aveva a bordo 35 persone, 35 soldati e ufficiali. Avrebbe potuto essere abbattuto e l'abbattimento del drone è stato accompagnato da avvertimenti perché questo aereo uscisse dallo spazio aereo iraniano e smettesse di raccogliere informazioni sensibili. Il generale iraniano ha detto che non è stato abbattuto semplicemente perché l'Iran ha ritenuto di non voler aggravare la situazione. Uccidere 35 ufficiali americani sarebbe stato
evidentemente un ulteriore aggravamento della situazione, quindi Teheran responsabilmente ha evitato di abbatterlo, ma fa sapere che questo aereo era in quel momento nel mirino. Quindi, ripeto, torno a dire, attenzione a non sottovalutare la situazione come molti sono inclini a fare. E il primo a cui va indirizzato questo avvertimento è proprio il ministro degli interni italiano e vice premier Matteo Salvini, che fino a prova contraria è stato l'ultimo dei dirigenti europei ad andare negli Stati Uniti. Non ha parlato con Trump, ma ha parlato con il suo segretario di Stato Mike Pompeo e, come sappiamo, ha dichiarato di essere totalmente d'accordo con la politica americana tendente a dare una lezione all'Iran. Quindi sostanzialmente siamo andati lì a incoraggiare i falchi americani ad andare oltre nella direzione di un aggravamento della situazione. Ora, io vorrei che noi facessimo tutti i nostri calcoli e, ripeto, nuovamente invito il vice premier Matteo Salvini a riflettere a quello che sta facendo. La questione è talmente vasta, è talmente grave che ci dobbiamo chiedere se, e dovrebbe chiederselo prima di tutto Matteo Salvini, se la sua sorte politica è più importante del destino del nostro paese e della pace internazionale. Questa domanda rimane aperta, speriamo che per adesso non succeda di peggio, ma quello che è accaduto questa notte dice quanto siamo vicini a una conflagrazione. Che questa conflagrazione rimanga confinata in quel mare è una grave illusione. Se scatta la guerra avrà ripercussioni internazionali gigantesche. Quindi occhio e cerchiamo di premere sui nostri governanti che mostrano di non essere molto più saggi dei dementi che si scontrano a Washington per decidere chi sarà il primo ad accendere il cerino che farà scatenare un conflitto molto più grande. Giulietto Chiesa per pandoratv.it.